Quanto capitale rischiare in una specifica posizione, in uno specifico setup? Quale sizing della posizione stessa utilizzare? Quindi conviene caricare di più o caricare di meno? Questo ovviamente dipende da una numerosità di fattori e questa è la teoria del position sizing, che appunto mira a trovare l'ottimo tramite formule matematiche e calcoli statistici per quanto riguarda il capitale da rischiare su ogni singolo trade per ottimizzare la probabilità e la profittabilità del trade stesso. Ed è quello che vedremo in questa puntata della serie Trading Consapevole dedicata proprio al position sizing e al risk management dinamico. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti alla quinta puntata della stagione 2 dedicata all'operatività della serie Trading Consapevole, la nostra serie dedicata a chi vuole impegnarsi, sbattersi un po' per sviluppare una strategia di trading che sia profittevole anche nel lungo periodo e non solo finché ci va di fortuna. Ok? Quindi questa è la grossa differenza, l'impegnarsi. Stiamo per arrivare alla fine, questi sono i concetti un po' più complicati, ma quelli che vale la pena anche fare propri di più, perché fanno davvero la differenza tra chi riesce a guadagnare e chi invece prima o poi si schianta contro un muro. Riuscire a ottimizzare tutti i parametri del proprio trade è fondamentale per avere sempre tutto sotto controllo, senza mai esagerare le perdite dopo una serie di perdite e massimizzando il profitto dopo una serie di vincite. Questi saranno alcuni dei concetti sui quali ci concentriamo oggi sulla puntata dedicata al position sizing. Vi ricordo che se volete rivedervi le vecchie puntate, cosa che vi consiglio se non l'avete fatto, anche perché altrimenti non ci capite niente, vi lascio qua la playlist contenente tutti gli episodi dal primo all'ultimo di Trading Consapevole. Spero che sia sempre di vostro gradimento. A tal proposito, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, anche questo serie, cortesemente dimostratemelo lasciando un like anche a questo video che per me conta veramente tantissimo. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, attivate tutte le notifiche così non vi perdete nemmeno un video, nemmeno un'analisi. Infine iscrivetevi sugli altri miei canali social di cui trovate i link in descrizione dove trovate le mie analisi di mercato, i miei trades, le mie posizioni e tutto quello che mi passa per la mente. Ora tenetevi forte e andiamo a esplorare il mondo, la disciplina del position sizing. Seguitemi. Il position sizing è quella disciplina che studia come variabile il size, per l'appunto, il capitale a rischio ottimo di ogni singola posizione e punta a ricavarlo tramite calcoli statistici che tengono in considerazione diversi fattori che possono essere la rischiosità di una posizione, quante volte va in stop loss, quante volte va in take profit, quali sono i suoi risultati medi e così via. Oggi vi presenterò un approccio per l'appunto statistico, quindi con anche alcune formule matematiche per aiutarvi a capire come si ricavano questi parametri verso il position sizing. Quindi il mio scopo è farvi uscire da questa presentazione che avete un'idea estremamente chiara di come si calcola quanto capitale mettere in una specifica posizione e soprattutto il perché. Mi aiuto come al solito con queste slide che vi ricordo potete scaricare in maniera totalmente gratuita tramite il link che trovate in descrizione, il link a Google Drive. Iniziamo con il capire perché è importante fare position sizing e non aprire posizioni con un size casuale, o meglio, un size fisso piuttosto che non ponderato, perché la posizione va dimensionata in base alle caratteristiche stesse del setup che noi stiamo andando a mettere sul mercato, ad applicare sul mercato. In particolare sono due le caratteristiche che ci interessano: la probabilità di successo, quindi che probabilità c'è che quella posizione vada in profitto, venga chiusa in profitto, e il rapporto rischio-rendimento che mi dice qual è la posta in gioco fondamentalmente, c'è più sbilanciamento verso il profitto o verso la perdita. Chiaramente questi sono dati medi perché non possiamo prevedere il futuro né sapere esattamente quant'è la probabilità di successo di una posizione o il rapporto rischio-rendimento delle posizioni future. Chiaramente ci dobbiamo basare sullo storico e avere un valore stimato, ma è più che sufficiente. Lo scopo del position sizing, detto in maniera terra terra, il più semplice possibile,
è il seguente: quando la probabilità di successo è maggiore e quando la profittabilità di una posizione è maggiore, in particolare se entrambe si trovano alte nello stesso momento, bisogna caricare di più. Mentre quando la probabilità di guadagno è minore e la profittabilità di una posizione è minore, allora occorre caricare meno. Ok? È molto semplice, è molto banale come concetto. Vi dico anche questa statistica, che nel trading c'è molto il mito, no, del trader che continua a operare in continuazione in maniera frenetica, ma i trader che hanno più successo sul lungo periodo sono quelli che se ne stanno buoni per la maggior parte del tempo e quando vedono dei setup ad alta profittabilità e ad alta probabilità caricano tantissimo, ok? Quindi non hanno paura di alzare il rischio, alzare il size della posizione quando è il momento giusto, ok? Mentre non va fatto a casaccio, perché bisogna basarsi su questi parametri. Tra l'altro, come abbiamo imparato, spero, dalle puntate precedenti, la probabilità di successo di una posizione e il rapporto rischio-rendimento solitamente sono inversamente correlati. Perché chiaramente se troviamo un setup che ha un win rate del 70% e un rischio rendimento pari a 3, abbiamo trovato il santo graal, oserei dire. Di solito, appunto, quando c'è un risk reward molto alto, il win rate tende ad abbassarsi anche molto sotto il 50% e viceversa. Però c'è un però: a volte il mercato presenta delle inefficienze che sono estremamente difficili da trovare, bisogna essere molto sul pezzo, sperimentare tantissimo, andare appunto a sperimentare dei setup in particolari condizioni, su particolari time frames, insomma bisogna essere un po' navigati per farlo. Però se si riesce a trovare queste inefficienze, che significa avere sia la probabilità di successo che un rischio rendimento elevati, e per elevati non intendo massimi ma intendo comunque profittevoli nel tempo, che insomma ciclati su un numero sufficiente di posizioni mi danno un discreto profitto, ho trovato appunto dove devo andare a calcare, quindi dove devo andare a caricare di più, aumentare i size, aumentare il rischio, perché ne vale la pena, perché queste sono le situazioni a maggior profitto potenziale. Bisogna sempre ragionare comunque su grandi numeri tendenzialmente, perché la statistica la fa un iterarsi di più setup, di più campioni, ok, sui quali calcolo poi questi parametri e quindi poi mi aiutano a ragionare sul futuro. Ho trovato una situazione, un setup da exploitare tra virgolette, ovvero sul quale caricare, bene, me lo tengo e ci caricherò di più. Se un setup invece è mediocre, caricherò meno. L'importante è ovviamente avere una situazione complessiva poi di profitto. Andiamo avanti e approfondiamo un po' di più i concetti di probabilità e rischio rendimento. Ve l'ho già accennato poco fa che la probabilità è quella che viene stimata con il win rate, la quantità, cioè la percentuale del numero di setup di quel tipo che ci sono andati in profit rispetto al loss, ok? Un setup che ha un win rate del 50% significa che statisticamente una volta su due va in take profit, una volta su due va in stop loss. La probabilità, cioè il win rate, lo abbiamo anche definito come inverso del rischio di posizione, dove per rischio di posizione si intende appunto la rischiosità della posizione stessa. A un basso win rate corrisponde un alto rischio di posizione, banalmente. Cosa ci vuole per avere un win rate stimato sufficientemente affidabile? Ovviamente un trading journal. Ecco, è inutile che guardiate questa puntata e che vi facciate delle pippe mentali sul position sizing se non tenete un trading journal. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto, andate a dare un'occhiata alla puntata sul trading journal, perché è fondamentale. Ogni setup, ogni condizione avrà la sua probabilità, proprio perché appunto sono indipendenti. Se io ho un setup di breakout, retest, higher high su una resistenza, avrà una sua probabilità e un suo rischio rendimento medio, che poi si possono classificare addirittura sulle diverse condizioni del mercato, che sia bullish, bearish, ranging, eccetera, 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 sui diversi asset, insomma. Più dettaglio significa più possibilità di andare a trovare quella situazione in cui ho sia un rischio rendimento elevato che un win rate elevato, ok? Il dettaglio è tutto. Maggior numero di campioni uguale stima più consistente. Questo è abbastanza banale, è un concetto puramente statistico. Se io ho fatto 5 trade e ho certi risultati, sono molto meno consistenti che dei risultati analoghi su 500 trade, ma non ve lo devo spiegare io questo. Perché? Perché è necessario fare un valor medio, quindi conviene appunto darsi quantomeno una soglia minima di campioni, diciamo, sotto la quale riteniamo la statistica inconsistente. Magari si può calcolare
fare anche la varianza su quei risultati lì, perché ho la deviazione standard per capire, insomma, ancora meglio la consistenza degli stessi. Il rischio rendimento invece dipende strettamente dal grafico. Perché? Perché si calcola visivamente, diciamo così, utilizzando l'analisi tecnica. L'analisi tecnica è a questo che serve, a capire i rischi, a capire il potenziale di una posizione. Io vado a vedere dove entro, vado a vedere dove c'è la cosiddetta first trouble area, quella che io chiamo FTA, che è un nome che non ho citato io, ma ho preso dai miei colleghi americani che lo utilizzano, insomma. Mi piace come concetto perché è la prima resistenza o supporto significativo sul medesimo time frame sul quale ho aperto la posizione. E quindi è una stima più che ragionevole su dove si può chiudere la posizione. Quindi ci sta quantificare, stimare il rischio rendimento utilizzando come target di take profit proprio la FTA, ok? Quantomeno parziale, diciamo così. E quindi niente, questo per andare a puntualizzare come calcolare, o meglio stimare per l'appunto, i due parametri principali. Adesso andiamo un po' più nel dettaglio e proviamo a utilizzare una formula. Questa formula è il massimo della semplicità per quanto riguarda il position sizing, e ve l'ho riportata perché la ritengo comunque un ottimo esempio da utilizzare e perché no da applicare, con qualche magari modifica che vedremo tra poco. Si chiama criterio di Kelly ed è un approccio estremamente semplice a un problema finanziario probabilistico, ovvero il classico: quanto devi scommettere se alla scommessa tu sai che probabilità hai di vincere, qual è la posta in gioco, ok? È una banale formula che risponde a questo problema, e la formula è si può scrivere in questo modo, dove F star, F asterisco, che è la variabile che voglio andare a trovare, ovvero la percentuale di capitale ottima da utilizzare, ovvero il mio capitale a rischio R, quello che abbiamo chiamato R sempre nelle nostre scorse puntate. E questo come si calcola? Si calcola come B, che è il guadagno in caso di vincita, la posta in gioco, ovvero il nostro rischio rendimento, visto che noi calcoliamo il profitto in funzione del capitale a rischio, per semplificarci i calcoli, quindi è il mio RRR, rischio rendimento, per P, che è la probabilità di vincita, stimabile con win rate, chiaramente va trasformata da percentuale a decimale, quindi 10% è 0.1, so che lo sapete, ma insomma specifichiamolo, meno Q, che è la probabilità di perdita, che è lo speculare, insomma, della P, che è la probabilità di vincita, quindi 1 meno P. E infatti vedete che questa seconda formula, che è esattamente identica alla prima, esplicita Q in funzione di P, ok? E basta, questo è diviso B, ok? Il tutto diviso B, che è ancora il guadagno. Quindi esplicitandolo in funzione di Q, si mette al posto di Q appunto 1 meno P, si tira fuori, insomma, si semplifica leggermente la frazione e esce questo calcolo. Per fare un esempio concreto, per vedere appunto qual è il risultato, vi riporto un caso, diciamo così, inventato, di un setup che dopo 100 campioni, supponiamo in una specifica condizione di mercato, eccetera, 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 dal mio trading journal mi salta fuori che ha un win rate medio del 30% e un rischio rendimento medio uguale a 3, ok? Quindi è una di quelle posizioni che potremmo definire high risk, high reward, perché la rischiosità, che è 1 meno win rate, insomma 0,7 per capirci, è abbastanza alta, ma anche il rischio rendimento è abbastanza alto. Quindi è interessante capire qual è il sizing ottimale secondo Kelly su questa tipologia di setup. Andiamolo a calcolare. Allora andiamo a sostituire a P 0.3, ho preso la seconda versione semplificata, ok? 0.3 che moltiplica la B, che è 3, il nostro rischio rendimento, più 1, poi chiusa parentesi, meno 1, il tutto diviso 3, e il risultato è 0.067. quindi significa che secondo la formula di Kelly il capitale a rischio ottimale su un setup che ha queste condizioni è il 6.7%, e sarà il mio R se voglio seguire ovviamente Kelly. Questo è un approccio diciamo così semplificato ma efficace, secondo me, che si può tranquillamente seguire se non si ha particolari, come dire, necessità. Quali possono essere queste particolari necessità? Adesso infatti voglio fare un passettino oltre e andare a introdurre il cosiddetto risk management dinamico. Il risk management è strettamente collegato al position sizing. Perché? Perché ovviamente vado a gestire il rischio complessivo del mio portafoglio andando magari a mitigare, a variare il position sizing in base a certe condizioni. In particolare
ne abbiamo già parlato accennandolo, adesso andiamo più nel dettaglio, qualche puntata fa, con quando ci troviamo in una condizione di serie di vincite o serie di perdite. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, le componenti dinamiche di risk management sono proprio queste, la gestione delle serie di vincite e di perdite. Cosa conviene fare quando abbiamo una serie di vincite o di perdite? Variare sensibilmente il capitale a rischio, ok? Per quale motivo? Perché se abbiamo una serie di vincite, abbiamo una sorta di cuscinetto, chiamiamolo così, di confidenza, insomma, grazie al quale possiamo mitigare un'eventuale perdita successiva che può essere anche maggiore della precedente. Quindi mi posso permettere, diciamo così, di rischiare un po' di più, ovviamente in certe condizioni che tra poco andiamo a vedere. Se invece sto facendo una serie di perdite, potrebbe esserci un'anomalia nel setup, un cigno nero, un qualcosa di non calcolato, e quindi conviene andare a limare, a mitigare il size della posizione fino a tendere allo zero se necessario, questo per evitare di incorrere in drawdown esagerati. Ci sono due tipologie di adeguamento, lineare e esponenziale. Lineare banalmente consiste nell'aumentare o diminuire ogni perdita successiva, ogni guadagno successivo di una certa quantità. Che ne so, faccio sempre il size è sempre R, dopo tre vincite diventa 1.1R, poi 1.2, 1.3, 1.4 e così via. Esponenziale invece significa aumentarlo del, che ne so, 10% ogni vincita dopo la terza. Quindi diventa 1, poi 1.1, poi diventerà 1.21, insomma aumenta ovviamente in maniera più rapida che con l'adeguamento lineare. Andiamo a fare qualche esempio concreto, sia dal lato compounding wins, ovvero l'andare a incrementare il rischio, il size, dopo una serie di vincite, che nel reducing losses, cutting losses, ovvero andare a diminuire il size dopo una serie di perdite. Partiamo col compounding wins. Un esempio, dopo il terzo win io aumento il rischio di 0,5R con un compounding lineare stratosferico, perché lo aumento del 50% la prima volta, però è giusto a titolo di esempio. Cosa significa? Significa che, come vedete da questo grafico, i primi tre trade che vanno tutti in win, sono particolarmente fortunato, mi portano a casa 3R, ok? Più R, più R, più R, più 1, più 2 e più 3. Il quarto aumenta il size a 1,5R, quindi in caso di ulteriore win vedete che il grafico aumenta leggermente di pendenza. Perché? Perché ho un più 1,5R, non più più R. Chiaramente di contro che succede? Che se faccio una loss invece del win, io ho un meno 1,5R, quindi mi mangio anche un mezzo R della win precedente. Questo può andare bene perché comunque ho il mio cuscinetto di confidenza che è il 3R che ho appena guadagnato con la serie delle tre vincite, quindi questa perdita non mi manda in rovina di sicuro. Se invece questo fosse un win e il quinto vado a fare un altro compounding, quindi diventa 2R, faccio un altro win, vedete che scatta la pendenza ancora di più e poi ancora di più, vedete, è un grafico che tende poi all'esponenziale. Ovviamente non esiste una serie infinita di vincite perché non credo che nessuno sia così fortunato, quindi prima o poi arriva la loss che ci dà l'ammazzata. E come vedete, più il compounding entra in gioco, più la prima loss diventa impattante sul mio risultato, però vale sempre il discorso del cuscinetto di confidenza che ho acquisito, che ho accumulato andando a fare la serie di vincite precedenti a questa loss. La prima loss posso scegliere di fare o di ripartire, di resettare il sizing e ripartire da R, ci può stare, oppure decrementare, che può essere della stessa entità di quello che aumento, del compounding, oppure del doppio, decremento del doppio dell'entità del compounding, fino a ritornare nel caso peggiore a R, oppure della metà, insomma posso scegliere tutto in base alle mie necessità. Alla fine magari facciamo un piccolo schemino che può aiutarci a capire come gestire i vari parametri in funzione della posizione, delle posizioni che sto gestendo. Il compounding esponenziale, come vi dicevo, tende, punta ad aumentare o diminuire nel caso poi di loss che interrompe la serie di più o meno x% ogni step, ok? La differenza la vediamo meglio alla fine. E adesso invece passiamo al cutting losses e usiamo un esempio esponenziale e appunto alla fine capirete meglio perché. Nel cutting losses tendenzialmente l'esponenziale funziona abbastanza meglio.
Cutting esponenziale, esempio, ogni loss dopo la terza riduco del 25% il rischio. Quindi, le prime tre loss mi danno meno 3R complessivamente. La quarta loss, faccio un cut, vado a 0,75 e mi dà meno 0,75R. Quindi vedete che la curva è un po' meno pendente, ok? Di contro, se vado a fare un win, vado a fare un win di 0,75R, quindi non recupero del tutto la loss precedente, ok? Però, ecco, è una situazione nella quale do più peso a mitigare il rischio di perdita piuttosto che a recuperarla. È importante fissare questo concetto, è più importante ridurre il rischio di un drawdown più elevato piuttosto che aver fretta di recuperare la perdita. Loss 5, vado a fare un'ulteriore riduzione del 25%, e diventa 0,56R e vedete che la curva è ancora meno pendente e allo stesso modo anche il win. Ad ogni win invece, un esempio classico insomma di un risk management di cutting losses è fare un passo indietro, un cosiddetto step back, ovvero se io sono a 0,56R come size faccio un passo indietro e torno a 0,75, che non vuol dire fare più 25% ma appunto fare uno step indietro, ok? Sono sicuro che avete capito. Anche qua ovviamente si può gestire come si vuole, che al primo win si ritorna a R, che al primo win si fa due step indietro anziché uno, insomma è tutto a rigore poi di chi crea la strategia. L'importante, lo scopo ovviamente è mantenere un equity line regolare e minimizzare il drawdown, sono le due cose da tenere ben chiare. Ma quindi perché? Come faccio a tenere tutto questo sotto controllo? Su che cosa mi baso? Questo è importantissimo, questa slide è importantissima. Allora, abbiamo visto cutting losses e compounding wins con vari parametri modulabili sui quali andare a definire il cosiddetto risk management dinamico. Quali sono questi parametri? Allora, prima cosa, decidere se il cutting o il compounding è lineare o esponenziale. Seconda cosa, l'entità dei tagli o degli incrementi. Quindi cosa significa? Significa qua ad esempio il 25%, qua ad esempio più 0,5R. L'entità, ok? Il valore assoluto di quanto vado a incrementare o tagliare che sia lineare o esponenziale. Numero 3, la reattività, ovvero dopo quante wins o losses intervenire. Qua l'ho tenuto a 3 in entrambi i casi. Infine lo sbilanciamento tra compounding wins e cutting losses, ovvero vado a fare un compounding più marcato rispetto del cutting o vado a marcare di più il cutting rispetto al compounding. Questo ovviamente sono quattro fattori che dipendono da tantissime cose e qua ve ne cito alcune perché poi molte sono anche personali, come l'esposizione al rischio che uno ha, la tolleranza al rischio, la dimensione del capitale, magari appunto uno sta usando una fetta di capitale allocato che lui vuole definire ad alto rischio, quindi magari spinge al massimo sul compounding wins e è un po' più mite sul cutting losses. Insomma è tutto molto molto personale, però a mio parere ci sono alcune norme, chiamiamole così, che vale la pena avere chiare e rispettare. Queste sono in primis la regolarità dell'equity line e del drawdown, ovvero io non voglio avere dei drawdown sui miei setup, sui miei trading system che siano del 30%, esagerati, cose di questo tipo. Voglio minimizzarlo. Come fare? Allora, ovviamente per avere un drawdown minore si può andare a spingere di più sul cutting losses, ok? Quindi minimizzare il cutting losses. Devo avere sempre meno perdite, devo spingere di più sul minimizzare le perdite. Se io ho un drawdown basso e un equity line regolare, scusate qua mi sono spiegato forse male, perché questo esempio, se io ho già un drawdown basso sulla mia, come dire, sul mio grafico, sulla mia strategia, nel mio storico, posso stare più tranquillo col cutting losses, quindi posso minimizzare i cutting losses. Quello che io dicevo, spingere di più sul cutting losses, è se invece ho un drawdown abbastanza marcato, allora lì sì che voglio andare a tagliare le perdite quando ne ho una serie. Drawdown basso, equity line regolare, che significa che ho una strategia già ben fatta di suo, al di là del risk management, perché comunque non ho mai perdite stratosferiche e ho un grafico, un equity line che va bene su più o meno molte condizioni del mercato, allora posso andare a spingere sul compounding wins per andare un po' a inserire un po' di pepe, diciamo così, un higher risk, higher reward, però comunque che ha già una base regolare, quindi che so che può funzionare bene.
La seconda cosa dalla quale far dipendere questi parametri è la rischiosità della posizione. Che significa? Vi faccio due esempi, ok? Se io ho una posizione che ha di suo un win rate basso e un rischio rendimento alto, cosa mi conviene fare? Io qua ho messo un risk management che impatta poco. Per quale ragione? Perché con un setup che ha, che ne so, win rate 15% e rischio rendimento 5%, io è normale avere una serie di perdite. Perché? Perché il win rate è molto basso, è fatto così il setup. Quella volta che mi va bene, che io vado in take profit, punto a coprire tutte le perdite e in più avere nel lungo tempo un profitto. Quindi la serie di perdite è intrinseca nel setup. Ok? Questo ovviamente devo già studiarmelo a priori quando vado a studiarmi l'equity line di questo setup, eccetera, eccetera, però non mi conviene avere un risk management che impatta molto. Perché? Perché altrimenti se vado a fare un cutting losses, se ho una serie di quattro perdite, supponiamo, e poi un guadagno che mi andrebbe a ricolmare tutte le perdite fatte, con un cutting losses va a finire che quel guadagno lì viene ridotto estremamente. Vi ricordate questo grafico? Vedete? C'è il rischio di fare così e di andare a rovinare completamente il setup anziché a migliorarlo, ok? Quindi attenzione a questo. Il controcaso, diciamo così, il caso opposto, è il caso di win rate elevato e rischio rendimento basso. In questo caso ci sta avere un risk management molto presente. Perché? Perché comunque ho un setup di tipo low risk, low reward e ci sta quindi metterci dentro un po' di pepe con risk management, in particolare con il compounding wins, proprio perché devo puntare il più possibile sul fatto che ha alta probabilità. Il rischio rendimento probabilmente sarà minore di 1, mi aspetto, perché altrimenti è un setup incredibile, un setup poderoso. Di solito con un win rate che è maggiore del 50% il risk reward è minore di 1 e quindi lo vado a impepare un po', diciamo così, con un compounding wins magari un po' spinto. Anche lì ovviamente farò le mie prove, i miei backtest e andrò a vedere quali sono i parametri migliori. Dopo quante vincite intervenire, quando staccare, insomma, e tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Ok? Questi sono soltanto alcuni punti sui quali magari riflettere, poi ce ne possono essere altri. Se avete altre osservazioni, altre cose, mi raccomando, nei commenti dite la vostra. Infine arriviamo alle conclusioni. Cosa abbiamo imparato oggi? Cosa possiamo portare a casa da questa carrellata di position sizing? Innanzitutto che è indispensabile, fondamentale, assolutamente da fare, punto. Non ci sono scuse, non c'è pigrizia che tenga. Una stima dei parametri di probabilità e guadagno potenziale, aggiungo, il più dettagliati possibile. Trading Journal, quindi mi raccomando, non fate i pigri e fate un trading journal come si deve. Se non l'avete fatto, andatevi a vedere la puntata. Senza un trading journal non potete, è un muro invalicabile che vi separa dall'essere un trader profittevole, ok? Non ci sono santi che tengano. Secondo punto, usare la confidenza, cosiddetto, insomma, il cuscinetto di confidenza, non ricordo come l'abbiamo chiamato, e il cuscinetto appunto guadagnato con la serie di vincite per permetterci di rischiare un po' di più dopo appunto una serie di vincite. E inoltre, l'opposto, andare a limare la perdita dopo averne subito una serie per minimizzare i drawdown e regolarizzare l'equity line. E infine, contestualizzare nella strategia, che è una delle cose che abbiamo visto poco fa, facendo questi esempi sulla rischiosità, perché devo chiedermi, ma una serie di perdite è la normalità? Se sì, allora non devo andare a fare cutting losses. Una serie di vincite può essere la normalità? Se sì, posso, ci sta andare a fare compounding wins, ok? Perché devo andare a spingere, a spostare l'asticella a mio favore il più possibile, applicando di conseguenza questa, parametrizzazione. Io spero di essere stato chiaro, è una cosa complicata, me ne rendo conto, stiamo arrivando un po' alla punta della piramide di complessità di questa serie Trading Consapevole, che spero vi stia comunque sempre appassionando e piacendo, perché credo davvero che ci si possa trovare del valore se uno ha voglia di applicarsi e di mettersi lì. Quindi mi raccomando, critiche costruttive, dubbi, domande, qualsiasi cosa sono più che accetti giù nei commenti, le slides sono scaricate
scaricabili gratuitamente, i miei contenuti sono e saranno sempre tutti gratuiti, quindi se volete sostenere il mio lavoro e la nostra community potete utilizzare i miei referral link per gli exchange. Gli exchange che consiglio sono Bybit e BitMEX, potete andare a vedere anche in descrizione direttamente i link. Se invece volete holdare potete acquistare un Ledger Nano, che è quello che ho anch'io, utilizzando il mio referral link. Sono tutte cose per voi a costo zero che però mi girano una parte di commissioni, ok? Siete liberissimi inoltre di condividere queste slides a patto che citiate l'autore, ovvero io, e poi basta, non c'è nessun tipo di limitazione. Ci vediamo alla prossima, non so se sarà la prossima settimana perché queste puntate sono complicate da fare e lunghe, e parleremo di hedging, quindi mi raccomando tenetevi forte. Vi faccio un caro saluto e alla prossima.